sappiamo che non è una classe, diciamo, di lavoratori che gode delle simpatie della massa, a parte di quelle dei venditori stessi, delle mogli, dei figli, diciamo, parenti. Però per esempio già i compratori stanno un po' sulle palle ai compratori. E invece a me questo sembrava ingiusto, per cui già nel 1981 avevamo scritto una canzone che si preoccupava della triste condizione dei venditori, specialmente dei venditori che sono costretti a vendere una merce che non gli piace, che è una condanna terribile. Ma poi dopo non me ne frega un cazzo. Bene, dopo tanti anni mi sembra veramente arrivato il momento giusto, soprattutto perché stiamo esibendoci contro voglia, di ricantare questa canzone che parla dei venditori contro voglia! Superiore qualitativamente a quello che ha fatto il concerto di tre ore.
nello stadio e quindi poi non si capisce niente. Bene. Sei convincente? Lo so. Anche perché dico il vero. Va bene, comunque noi andiamo avanti lo stesso, se voi volete farvi del male noi continuiamo. Facciamo un brano che nelle nostre intenzioni era una risposta ai nostri colleghi Bertolt Brecht e Kurt Weill. Ho scritto delle canzoni, perché non le ha scritte le canzoni. Bertolt Brecht e Kurt Weill avevano scritto tante canzoni bellissime, ma tra le tante una veramente meravigliosa intitolata La canzone della schiavitù sessuale. In risposta a questi colleghi che purtroppo non hanno potuto ascoltare perché erano morti, abbiamo scritto questo brano invece dal titolo Nudo e senza cacchio, ideale che prescinde dal sesso, non nel sesso di atto sessuale, proprio nel sesso di cazzo proprio. Oh,